Il personaggio dello stregone Radagast non è tra i più conosciuti dell'opera di Tolkien. Certo, oggi lo conosciamo di più perché è stato uno dei personaggi della trilogia cinematografica dell'Hobbit di Peter Jackson, dove questo stregone, legato alla foresta, agli animali, agli uccelli, viene presentato in una maniera alquanto bizzarra, assolutamente sopra le righe. Un personaggio quasi parodistico per certi aspetti, a cui è affidato anche una componente di comic relief dell'intera vicenda. Gli si fa fumare praticamente l'erba e lo si fa andare in giro con una slitta trainata da conigli. A dire il vero, nel romanzo originale Lo Hobbit di Tolkien, Radagast viene nominato una sola volta da Gandalf durante il suo colloquio con Beorn. E qui Gandalf lo definisce suo cugino, ma è invece poi nel Signore degli Anelli che Radagast ha un ruolo e una parte maggiore, in quanto nel capitolo del Consiglio di Elrond viene raccontato da Gandalf del suo incontro proprio con Radagast, che di fatto è stato ingannato da Saruman ed è stato il suo inconsapevole agente per far finire proprio Gandalf a Isengard al pinnacolo di Orthanc, in quanto Saruman, intenzionato a mettere le mani sull'anello, intendeva imprigionare proprio Gandalf. Insomma, Radagast è uno stregone esattamente come Gandalf e Saruman. È uno degli Istari, una delle intelligenze angeliche dei Maiar, che vengono spediti dai Valar nella Terra di Mezzo per contrastare il crescente potere di Sauron. Un'intelligenza angelica di tipo minore, che però è incarnata in un corpo umano. Radagast viene citato anche all'interno dei Racconti Incompiuti, dove Tolkien analizza più nel dettaglio il background di questo personaggio. Per esempio, si dice che indossa una veste di terra bruciata e per questo viene chiamato Radagast il Bruno. E si dice che è stata una dei Valar, Yavanna, a imporre Radagast come compagno di viaggio per Saruman, che era il capo degli Istari. Tuttavia Saruman è giunto per primo nella Terra di Mezzo, mentre Radagast è giunto solo in un secondo momento insieme a Gandalf. Gandalf a suo modo lo stima. Anzi, ne parla ancora all'interno del capitolo del Consiglio di Elrond del Signore degli Anelli e lo definisce un mago di vaglia, maestro nelle forme e nelle variazioni di colore, molto esperto in materia di erbe e di animali e amico in special modo degli uccelli. Credo che sia un grandissimo stregone, a modo suo. È un'anima gentile che preferisce la compagnia degli animali agli altri. Invece Saruman non lo sopporta. E lo vediamo quando Gandalf cita proprio Radagast, dicendo di averlo incontrato per la strada. E Saruman risponde: Radagast il Bruno, rise Saruman, senza più nascondere lo sprezzo. Radagast il domatore d'uccelli, Radagast il semplice, Radagast lo sciocco, eppure ha avuto l'accortezza di svolgere il ruolo che gli avevo affidato. Non devi parlarmi di Radagast il Bruno, è uno sciocco quello. E nell'appendice del Signore degli Anelli si dice che Radagast ha partecipato al Bianco Consiglio per decidere se attaccare Dol Guldur, la fortezza di Sauron, chiamato all'epoca il Negromante. Successivamente, Radagast ha utilizzato bestie e uccelli come spie per conto di Saruman, ignaro del tradimento di quest'ultimo. Se Radagast è stato mandato nella Terra di Mezzo insieme agli altri Istari per contrastare il potere di Sauron, in realtà noi vediamo che in qualche modo Radagast si dimentica della sua vera missione nella Terra di Mezzo per trascorrere i suoi giorni tra le creature selvatiche. Si stanzia a Rosgobel, sull'emitale occidentale di Bosco Atro, Bosco Tetro o Boscuro, a seconda di come lo si voglia chiamare, vicino ai campi iridati sul fiume Anduin, ed è proprio qui che conosce Beorn il Mutapelli. Beorn lo vede girovagare ogni tanto per queste terre vicino alla sua abitazione e nell'Hobbit dice che in fondo non c'è male per uno stregone.
Quando, durante la guerra dell'anello, gli emissari di Elrond si recheranno proprio a Rosgobel, nella casa di Radagast, per chiamare anche lui alla battaglia contro Sauron, trovano la sua casa vuota. Non si sa che fine abbia fatto Radagast, il suo futuro è misterioso. Comunque si sa che è scomparso. Tolkien scrive chiaramente che la missione di Radagast è fallita per il troppo amore che lui provava verso gli animali e la natura. Quindi, presumibilmente, non è stato riammesso a Valinor con troppo onore. Certo, se poi andiamo a vedere cosa aveva combinato Saruman, il capo degli Istari, si può capire che il tradimento di Radagast non è grosso come quello di Saruman. Quindi, probabilmente, c'è una possibilità anche per un ritorno a Valinor del povero Radagast. Insomma, Radagast ha tradito la sua missione. Ha tradito la missione della difesa di elfi, uomini e gli altri popoli liberi contro Sauron per il suo troppo amore nei confronti degli animali, delle piante e della natura. Però, a suo modo, questo tradimento è addirittura comprensibile. Infatti, Radagast è un Maia, cioè un'intelligenza angelica di tipo minore, che però è incarnato nel corpo di un uomo e quindi è soggetto a tutte le difficoltà a cui va incontro un uomo e quindi a tutte le debolezze degli esseri umani. Questo lo spiega molto bene Tolkien nella lettera 181, che parla proprio degli stregoni e dice: questi stregoni furono incarnati in forme di vita della Terra di Mezzo. E quindi potevano patire sofferenze della mente e del corpo. Per lo stesso motivo erano quindi anche soggetti ai pericoli degli incarnati, la possibilità di cadere, di peccare se vogliamo. In effetti, Radagast non è l'unico a deviare dalla sua missione. Pensiamo a Saruman. Saruman è l'emblema dello stregone che, mandato nella Terra di Mezzo, come grande sapiente in faccende di anelli, è stato il primo a tradire la sua missione per la volontà di mettere lui le mani sull'unico anello. Ma anche gli altri due stregoni, i misteriosi stregoni blu, sono scomparsi. Nessuno sa che fine abbiano fatto. Si dice che siano andati in missione a est e probabilmente sono stati anche loro corrotti, però non ne abbiamo la certezza. E poi ci sono i due stregoni blu. Ho completamente dimenticato i loro nomi. L'unico Maiar che rimane assolutamente fedele alla sua missione in tutta la storia è invece Gandalf, che seppur tentato dall'anello, non accetta di prenderlo per realizzare i suoi scopi buoni, perché Gandalf è il primo a rendersi conto che con l'anello diventerebbe peggiore di Sauron. Sauron, che tra l'altro anche lui è un Maiar, esattamente come Gandalf. Tuttavia, un particolare interessante di tutta questa vicenda che Radagast è un inconsapevole mezzo della vittoria del bene. Basti pensare a quando lui informa le aquile dell'arrivo di Gandalf a Isengard e quindi ne permette la liberazione da parte delle stesse. Forse segno che anche Radagast, ingannato e mosso come una pedina da Saruman, in realtà era mosso da buone intenzioni. E che quindi anche attraverso il suo operato il bene, o comunque la provvidenza, ha potuto realizzarsi.